Antonio Di Noi, allora, coach e anche giocatore della Volley Club, abbiamo visto in campo anche questa sera. Antonio, partita facile con gli amatori, l'ultimo in classifica, però abbiamo visto una buona squadra, abbiamo visto i ragazzi in palla soprattutto, perché la cosa penso sia più importante di questo incontro. Sì, infatti la cosa che mi sono raccomandato in settimana è di non sottovalutare l'avversario perché anche se sono ragazzini ultimi in classifica, comunque sono ragazzi che danno molto fastidio. E infatti in alcuni frangenti, soprattutto all'inizio del set, si è visto, sono ragazzi che hanno una tecnica, una buona tecnica, e se anche loro iniziano a ricevere e ad attaccare diventano molto ostici. Noi abbiamo ancora bisogno di rodare la squadra, anche noi siamo tutti piccolini. Sono entrato io perché hanno come se avessero bisogno di una sorta di chioccia che gli dia una mano ad emergere, a fare qualcosa di più. Stiamo crescendo e diciamo che in prospettiva sicuramente ci sono margini di miglioramento molto 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 ampi. Teniamo presente che sono tutti ragazzi di Manfredonia. E da un mesetto a sta parte è venuto Gianluca, il ragazzo di Viesta Ercolino, che ci viene a dare una grossissima mano al centro. Però ripeto, tutti i ragazzi, addirittura abbiamo anche degli under 16, che ripeto, hanno in prospettiva margini di crescita ampissimi, molto ampi. Antonio, 4 giornate al termine, state organizzando i playout, che sarà difficile evitarli. Noi comunque giocheremo tutte e quattro le partite per vincerle. Poi il campo ci dirà se è il caso di fare i play-out o meno. Purtroppo, ripeto, all'inizio del campionato abbiamo fatto una serie di passi falsi che oggi stiamo purtroppo pagando molto caro. Bene, grazie Antonio. Prego.